ragazza era tonda e robusta, poco più che ventenne e con un bel faccione simpatico. Si spogliò al centro della stanza. Sotto portava un corpetto stile vedova allegra, da un'estremità del quale fuoriuscivano i seni prorompenti e dall'altra le cosce consistenti. Lui era stupefatto dal vestito e dalla sua teatralità. A dire il vero era stupefatto da tutto, soprattutto dall'aver portato a compimento la fissazione che lui e la sua fidanzata avevano da mesi. Farlo in tre. La sua ragazza uscì dal bagno con una sontuosa sottoveste color crema. Lui si spogliò e si mise nudo in fondo al letto. Il fatto che l'altra donna non parlasse una parola della loro lingua innescò una sensazione eccitante tra lui e lei. Una sorta di sadismo trattenuto. Potevano parlare tra loro, scambiarsi segreti, fare progetti senza che lei capisse. Finalmente la sua ragazza mise in moto la loro libidine. Si avvicinò a lei e... Benvenuti alla Maleducazione. Questa sera parliamo di sesso a tre. Teresa, quanto è bello fare sesso a tre? Tu l'hai fatto? Sì, è stata un'esperienza assolutamente casuale, inaspettata, non cercata. Mi trovavo una sera d'estate in compagnia di un vecchio amico per il quale non avevo mai avuto nessun tipo di attrazione, né fisica né... Quindi non era il tuo compagno? No, assolutamente, no, un amico con cui condividevo una passione di carattere professionale. E c'era questa giovane donna con la quale ho stretto subito una simpatia, forse più che una simpatia, una vera e propria empatia. E insomma, per farla breve, ci siamo trovati in tre in questo grande letto e per me era assolutamente la prima esperienza. Devo dire che è stata piacevole, ma io sono stata particolarmente passiva. Cioè? Nel senso che ha fatto tutto lei. Quindi è lei che ti ha portato a fare sesso? Ovviamente non mi ha obbligato. Probabilmente, per quanto da parte mia c'era forse una curiosità che non si era mai esaurita, quello è stato tutto un connubio di situazioni che mi hanno portato. Il fatto che questa donna fosse molto gradevole era la mia prima esperienza, però io ho sempre detto, anche fantasticando, la mia donna ideale dovrebbe avere questi requisiti, chiaramente. Quali erano anche i requisiti? Una donna molto femminile, non amo le donne particolarmente aggressive, in generale l'aggressività non mi piace in nessuna sfumatura, in nessuna dimensione. Ed era una donna molto carina, molto femminile, tra l'altro c'è una ragazza qua dentro che la ricorda. No. non è lei, lo devo dire. Certo! È lei! Lei? La Giulia? Sì, no, è un tipettino così, insomma, minutino, carino, gradevole. E devo dire, era la mia prima esperienza, è stata anche l'ultima, l'unica. Ah! Sì, e da lì però ho avuto la chiara sensazione e la risposta. Io amo follemente gli uomini e ho bisogno di un uomo perché sono... viziata, sono sessualmente, mi piace essere corteggiata, mi piace sentirmi femmina, penso di avere molto della femmina e molto poco del maschio. Ma quella sera? Sì. Esattamente, in breve, com'è andata? Stavate chiacchierando, come siete arrivati dalla chiacchiera alla camera? È stato tutto... Perché credo che quello sia il momento più imbarazzante, di varcare la porta della stanza, ma, chiudere e dire adesso siamo certo, in tre. In verità è stato tutto molto naturale. Bello comunque. Bello, sì, bello, una bella esperienza. Sì.
Benvenuti alla Maleducazione, anzi bentornati, questa è la seconda edizione, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito quella precedente, ci avete guardato in televisione, ci avete rivisto le puntate sul sito della 7D, ci avete scritto sulla bacheca dei pensieri stupendi e ve lo dico subito, da quest'anno avete anche la pagina Facebook e il Twitter, quindi insomma quest'anno non ce n'è per nessuno, possiamo scambiare curiosità, pensieri, domande, risposte, insomma parlare di sesso e di erotismo nella maniera elegante, curiosa e anche un po' maleducata alla quale ci siamo un po' abituati. Grazie a tutte le ragazze che sono tornate della scorsa edizione, sono diverse, c'è Edith, c'è Dorota, c'è la Giulia, c'è Ambra, c'è Debora. Subito una domanda, com'è cambiata la vostra vita sessuale dopo la prima edizione della Maleducazione di cui voi siete state protagoniste? Chi parte? Edith. Edith, hai un fidanzato nuovo, ti sei lasciata, cosa è successo? Il fidanzato è sempre lo stesso. Olè! Dello scorso anno e la Maleducazione ci ha dato degli spunti incredibili. Ma dai! Sì, quindi sicuramente ha ampliato il livello di curiosità, di sperimentazione, di voglia di cercare il tempo, il momento per fare delle cose. Quindi recuperare un po' di tempo da dedicare all'erotismo? Sì. Ma che bella faccia solare! Ambra invece? Ambra è sempre solare? In realtà la Maleducazione dell'anno scorso mi ha dato un sacco di veramente nuove idee e, e così ho abbandonato la caccia ai giovincelli e ho scoperto anche un'attrazione per le donne, quindi mi sono messa a cacciare anche le giovincelle. Vabbè, hai aperto completamente i tuoi panorami erotici. Sì, sì. E quindi, insomma, si sono create un... Contenta. Molto contenta. Allora, vorrei tornare sull'argomento di quest'oggi, che è il sesso a tre, leggendovi una citazione di un libro bellissimo che si chiama Jules Jim, dal quale Truffaut ha tratto un bellissimo film molto poetico sulla storia di due amici e una donna che vivono una storia d'amore a tre. Durante il giorno Kate, Jules e Jim stavano spesso sulla terrazza del loro chalet. Lì nessuno poteva vederli. Facevano il bagno in una tinozza, spruzzando schiuma dappertutto. Kate faceva il bagno nuda sotto i loro occhi senza nessun problema. Poi toccava a Jim e poi a Jules, sempre continuando a parlare. Jules e Jim vivevano con la loro Kate e gliene erano riconoscenti. Quindi la storia di una relazione tra tre persone vissuta in maniera serena. Vorrei partire proprio da Serena, visto che ti abbiamo qui. Tu sei sposata, giusto? Sono sposata, quindi relazione stabile. Fate sesso a tre? Ci è capitato di fare sesso a tre, in maniera modo? Totalmente diversa dal libro, dal racconto, nel senso che noi invitiamo qualcun altro, ma lo invitiamo come se fosse un oggetto. Per noi è un oggetto, un sex toys interattivo, può essere una donna, può essere un uomo, ma è sicuramente qualcosa estraneo alla nostra coppia e aggiunge qualcosa alla nostra coppia, ma il rapporto è tra di noi. Ma unisce o separa la coppia un terzo che si intromette? Unisce, si consolida. Perché? Consolida perché non teme intrusioni, proprio perché il nostro rapporto è granitico e non teme intrusioni e si può aprire, si può allargare ad esperienze diverse proprio perché è solido alla base. Roberta, invece, tu sei sposata da tantissimi anni con lo stesso uomo. Fidanzata. Fidanzata. Sì. E tu fai sesso a tre? Ci è capitato. Ho portato quindi, io... diverso sì. Da Serena. Per loro è una cosa che introducono nel rapporto come un sex toy vivente. Mi piace questa definizione. Qualcosa che unisce. No, se capita... si prova. Ma come fa a capitare? È una cosa che vai a cercare, che siete andate a cercare, che avete condiviso? No, se la devo andare a cercare non mi viene. Se capita perché magari c'è l'intrigo del ballo, magari un goccetto in più, non troppo. Come per Teresa. Sì, non troppo perché sennò diventa troppo forte e forzata la cosa, cioè secondo me, come la penso io. E appunto a me mi è capitata che praticamente ero con questa ragazza, così scherzando e ridendo ci siamo intese. Io l'ho portata a casa a sorpresa del mio fidanzato, che lui ovviamente non sapeva nulla, quindi quando poi siamo entrate ci ha visto un po'. E lui come l'ha presa? No, bene. Chi di voi non ha mai fatto sesso a tre? Quindi la metà. Noemi,
Io non lo farei mai per una questione di gelosia, ma non di competizione, perché la competizione è molto più maschile, cioè anche gli uomini, uomo, nel sesso a tre, mi è capitato di parlarne, e per esempio sceglierebbero sempre due donne perché avrebbero paura o difficoltà a confrontarsi con un secondo uomo nell'eventuale ipotetico ménage à trois. Nel mio caso io non lo farei perché sarei gelosa, cioè per un fatto proprio di senso, di senso del possesso nei confronti del mio compagno, del mio partner, sebbene sia una fantasia erotica invece molto stimolante che è capitato di portare nel rapporto, quindi come fantasia sì, ma poi nella realtà credo che sarebbe qualcosa di molto destabilizzante per me, sì, per il rapporto. Quindi non l'hai mai provato? No, è una cosa, sicuramente una curiosità. Volevo interpellare Deborah, perché tu l'hai proposto, ma... Sì, io avevo un'amica del cuore, in una fase un po' molto sperimentale, molto ipersessuata della mia vita. Un giorno eravamo io e lei a casa mia, io sono andata via di casa molto presto, avevo 19 anni. Ed è passato un amico di mia sorella minore a cercare mia sorella. Mia sorella non c'era perché era molto impegnata, faceva occupazione a scuola. Esatto, l'amico si è trovato proprio. Io e lei ci siamo capite subito e gli abbiamo proposto di fargli una fellazio in due. Esatto, lui ha incassato immediatamente il colpo, poi ha fatto un rapido calcolo di quante volte nella sua vita gli si sarebbe ripresentata l'occasione. E cioè, ha detto, fatto due conti, quando okay, mi ricapita? Accetto, fa però no insieme, prima una, poi l'altra, e quella passiva guarda. Anche io e lei, a noi non interessava assolutamente niente, cioè, va bene, ok, cioè, bene, vado in bagno, dice lui. Passano 5 minuti, passano 10 minuti, intanto io e la mia amica ovviamente fantasticavamo su dimensioni microscopiche, su proprio, sai, quelle cose. È uscita, ci ha detto, no, scusate, non me la sento, ha preso l'uscio ed è andato. E non l'abbiamo... abbiamo mollato lì? Vabbè, ma noi due lo scopo l'avevamo già ottenuto, perché per noi era... Che era quello di eccitare e fare colpo, sì, certo. Sì. Mettere al tappeto, essere oltre. Senti, com'è finita poi quella giornata, per curiosità? No, vabbè, ma io e lei comunque avevamo un intrigo a prescindere, infatti ci divertivamo tra di noi. È una ragazza con la quale, insomma, ho avuto delle esperienze erotiche che ricordo con molto piacere, con molta dolcezza. Sì, è una ragazza alla quale ho voluto molto bene, siamo state molto intime. Invece la Debbie, tu hai avuto un'esperienza anche tu un po' particolare, non dico traumatica, ma... No, traumatica strana. No, però diciamo che ho provato una volta a proporre a due miei amici un'esperienza di triangolo. Dove eravate? Cosa è successo? Racconta. Eravamo a casa di uno dei due. E la cosa era stata studiata precedentemente perché era un'esperienza che mancava, diciamo, tra tutte quelle che avevo fatto fino a quel momento. Quindi era proprio... un tuo desiderio specifico. Sì, a me piace più che altro proporre alle persone con cui ho una forte sintonia, una forte empatia, di aiutarmi, diciamo, a esprimere dei miei lati che magari ancora non ho messo bene a fuoco, anche per capire, insomma, se posso proseguire in quella direzione o è meglio che lascio perdere. E avevo questa fantasia di farlo con due uomini. E ho scelto due amici perché secondo me due uomini, ecco, rischiano davvero di diventare competitivi o comunque di inibire. Due uomini che non sono amici. Sì, due uomini che non sono amici. Perché fa differenza tra due uomini scelti a caso e due invece che magari vanno a vedere la partita, sì, vanno, ecco, al cinema. Sì, se io avessi un solo compagno e stessi con lui in una coppia granitica, ecco, non proporrei mai un terzo uomo, perché sicuramente, secondo me, non funzionerebbe. Mentre magari due amici, due fratelli, comunque due persone che hanno un forte legame tra di loro, allora diventa magari eccitante dividersi una donna. E quindi ho provato, insomma, a proporlo, un po' di vino, una cenetta insieme, insomma, poi siamo andati in loro camera. Ignari? No, loro ah, tu li hai invitati, loro sapevano di venire a casa tua per questo? No, siamo andati a casa di uno di loro due. No, avevano proprio organizzato tutto, perché io avevo espresso questo desiderio. No, pensavo avessi fatto un'imboscata come Deborah. Questo ha aperto la porta. No, la regia era in mano mia e...
insomma, quindi ho proprio selezionato i tipi adatti, gli ho proposto questa cosa, quindi insomma fino a un certo punto è andata benissimo perché c'era una grande complicità a cena, insomma ammiccamenti, sapevamo che insomma saremmo andati presto al dunque, quindi ce la siamo anche presa comoda. Poi invece siamo andati al dunque e al dunque purtroppo, al di là di preliminari molto, molto caldi, non si è riusciti ad andare perché appunto il fattore triangolo non ha funzionato, cioè i due ragazzi si guardavano negli occhi invece che guardare me, facevano ma che, come dire, chi è più bravo, chi fa cosa, e non erano insomma capaci a gestire la situazione, quindi un po' l'ho presa in mano io, diciamo che l'ho portata verso altre vette, ma diciamo quello che avrei voluto io dall'esperienza non è andata a buon fine. Adesso voglio leggervi un post che ci è arrivato sulla nostra bacheca dei pensieri stupendi. Continuate a scriverli, quest'anno avete anche a disposizione la pagina Facebook e Twitter, quindi tutto quello che volete raccontare, chiedere, le curiosità, insomma tutti gli scambi verbali che volete fare con un'altra trasmissione, avete ogni spazio a disposizione. Mi chiamo Alessandro, ho sentito alla trasmissione che molte donne fanno sesso anche con altre ragazze. Siccome il mio sogno erotico è quello di vedere mia moglie fare sesso con un'altra, vi chiedo, ma come posso fare per conoscere l'altra? Serena, dove la trovo un'altra ragazza, il nostro amico? Ma può andare in un locale di un club privé, sicuramente deve svelarsi prima, perché deve dichiarare dove sta andando, accompagnato, ma potrebbe essere... Mi consigli di andare accompagnato o di andare da solo a cercare una... Donna, deve mettere la donna davanti alla pietanza e vedere se la donna si butta e accetta il dono. Se le piace. Sì. Allora, quali sono le regole del gioco della relazione a tre? L'abbiamo chiesto a un nostro caro amico, un regista che tutti conoscerete, Alessandro Dalatri, sentiamo cosa ci ha detto. Ma io appartengo a una generazione... un po' che tra l'altro voglio dire l'esperienza sessuale l'ha vissuta sotto molteplici aspetti, no? E quindi Wilhelm Reich, la rivoluzione sessuale, l'amore libero, le comuni agricole, insomma io a 16 anni sono andato a vivere in una delle prime comuni agricole italiane, poi ci sono state le comuni metropolitane, dove chiaramente come dire, la promiscuità, chiamiamola in maniera letteraria, vogliamo dire, era all'ordine del giorno, nel senso perché eravamo rivoluzionari da quel punto di vista, eravamo degli esempi, eravamo in qualche modo un'avanguardia che stava sperimentando nuovi comportamenti e questo era legato chiaramente a tanti altri comportamenti, non soltanto il sesso. Si stava in tanti in uno stesso posto, una sofferenza bestiale, nel senso che poi vedevi quella che tu amavi, che magari eri innamorato eccetera, che poi tranquillamente andava con un amico tuo, no? Anche se quella dell'amico tuo veniva con te. E questo apriva una serie di logiche, nel senso innanzitutto eri controrivoluzionario se non lo facevi, no? E quindi per dimostrare che tu eri in grado di farlo, cioè partecipavi a questo gioco, perché era un gioco poi alla fine. Quando entravano in gioco i sentimenti diventava meno divertente, quando entrava per esempio il fatto del meccanismo dell'omosessualità, perché se andavi a tre con due donne... ci stava pure, magari, che ne so, non ti chiedeva quello sforzo lì, ma quando eravate in situazioni, quando ci trovavamo in situazioni di due uomini con una donna, diventava gioco forza mettersi in discussione anche su quello. E mi ricordo che comunque c'erano situazioni dove si rideva molto anche, era molto divertente da quel punto di vista, era un gioco che tirava in ballo, chiaramente, io penso una cosa, cioè già è complesso, secondo me, stabilire un rapporto di gioco, di affiatamento, eccetera, fra due persone. Immaginiamoci fra più di due persone. Significa chiaramente conoscere quelle altre due persone, quelle altre tre, quattro, quanti sono, poi si può arrivare, poi sai, all'orgia romana non è facile arrivarci. Ma i giochi diventano molto più complessi, perché vuol dire le regole, ognuno stabilisce la propria regola, non c'è più una regola, non c'è, salta tutto quanto, e quindi devi essere predisposto a metterti in gioco rispetto a tutto, magari anche rispetto a cose che non avevi contemplato, che non avevi messo in conto. Quanti spunti che ci dà Alessandro Dalatri? Mettersi in gioco, la gelosia, la competizione, l'imbarazzo, la gestione del rapporto. Vorrei dare il benvenuto anche alla sezione maschile della Maleducation, questa sera rappresentata da... Giorgio, già nostro amico della precedente edizione, Andrea, nuovo ingresso, Andrea, Gian Claudio, giusto? Giusto. Non l'ho sbagliato. No. Quindi abbiamo tutti uomini nuovi.
Però partiamo da Giorgio, visto che sei ormai il nostro zio acquisito qua la maleducazione. Nonno. No, dai, nonno, no. Senti, cosa ne pensi tu del sesso a tre? Come idea... come fantasia. Come fantasia, come... L'ho anche, se mi ricordo bene, l'ho anche fatto. Però, Quindi l'hai fatto? Sì, sì, l'ho fatto. Un po' di tempo fa. Però non lo farei con la mia compagna, perché penso che poi scatterebbe sicuramente... Magari l'idea di arrivare fino a un punto, poi se lo fai, sono sicuro che il rapporto in qualche maniera cambierebbe. Perlomeno da parte mia poi ci sarebbe una sorta di gelosia. Sì. Gelosia o competizione? Competizione dipende. Da cosa? Da alcuni fattori esterni, ma no, da competizione dipende, però voglio dire... Sì, certo, no, è gelosia, onestamente. Gelosia, sì. Gian Claudio, benvenuto. Grazie. Tu l'hai fatto, lo fai, è una cosa che fai abitualmente, sesso a tre? Con due donne l'ho fatto solo una volta e per un tempo brevissimo, perché in realtà eravamo in quattro. Eravamo due uomini e due donne. Però il mio amico si è preso... Sì, però il mio amico si è preso a un certo punto una pausa... Quindi io mi sono preso tutte e due le donne. E com'è andata? Ah, benissimo. È una cosa meravigliosa, perché poi io guardavo loro, no, loro insomma, io mi sono disteso, loro si sono presi il mio pisello e se lo sono un po' passato, quindi... E poi ogni tanto si baciavano fra di loro, no? Quindi hanno armeggiato un po' su di te, hanno cosa armeggiato, ti piaceva? No, non solo, ma poi magari si sono scambiati qualche bacio linguale fra di loro. Io guardavo, quindi era come... Sei la classica scena da film porno, però dove tu sei, cioè, la vivi e la vedi. Cioè, quindi è un doppio effetto. Sì, cioè, no? Se avessi avuto anche una camera, sarebbe stato ancora più bello. Ale! Sì, perché allora, capito? Però non l'avevo. Sì, il massimo. Però non gelosia e competizione, niente, mi sembra. No, mai. Perché? No. Io sono competitivo solo se faccio una cosa competitiva, quando gioco a tennis, quando giocavo a pallacanestro, ma il sesso non è una gara. Non sono i 100 metri piani, non so se mi spiego. Bravo. Andrea, sei fidanzato? Sì, sono fidanzato. Ho avuto le mie esperienze con due donne, sono stato anche insieme ad una donna con due uomini, anche tre uomini. Cosa hai preferito? Due donne e te? Di gran lunga due donne con me. Da solo, sicuramente è stata un'esperienza che non dimenticherò mai, è stata un'esplosione ormonale. E invece con la tua fidanzata? No, con la mia fidanzata no. Ma non lo concepisco. Proposto? No, non gliel'ho proposto e non intendo di proporlo alla mia fidanzata, nel Perché? Senso che quando sto insieme ad una donna il sentimento mi porta comunque a non vedere il sesso a tre come... Ecco, come l'ho descritto poco fa, nel senso che per stare insieme ad una donna mi deve dare tutto a 360 gradi, quindi non ho bisogno di altre donne. E tu invece l'hai mai provato il sesso a tre? No, non l'ho mai provato. Perché non ti piace, non ti è capitata l'occasione? No, assolutamente, non ho mai avuto occasione, ci sono arrivato vicino parecchie volte, poi non per motivi miei, ma per motivi altri. Quali altri motivi? Due donne. Che si sono rifiutate, sembravano insomma pronte, cariche, per poi alla fine, al momento diciamo clou, hanno mollato la presa. Ovviamente io ho mollato, non ho insistito, ci sono rimasto malissimo, però questo lo ammetto. Ma... E non ti è più ricapitato, quindi non hai mai dato vita a questa tua fantasia? No, che rimane una fantasia a cui voglio dar vita, però non mi è più ricapitato, no. Non ce l'ho più fatta, nel senso non è una cosa poi, insomma, credo così semplice, credo che abbia bisogno, per quanto mi riguarda, di un lato di ironia altissimo, che poi esplode in una violenza legalizzata, tra virgolette, va benissimo, sì. In che senso? Nel senso che mi è capitato anche per non essere a tre, nel senso sesso a due, tra virgolette, anzi non senza nessuna virgoletta, nel senso sesso a due, di avere rapporti dove praticamente si ride parecchio e si alterna la risata a momenti di sesso tosto, forte. Dico violenza legalizzata perché almeno a me nella mia testa spesso mi rendo conto di cosa sto facendo. Tra virgolette, mi sto spingendo oltre, vedo che la persona che ho davanti diciamo recupera questa mia spinta e me la ridà indietro e
Quindi è una specie di violenza, ripeto, legalizzata. Quindi va tra bene, di noi. Insomma, è un frame, è un frame dove tutti e due, diciamo, accettiamo le regole, nel senso. Una cosa condivisa tra voi due. Esatto. Dall'altri diceva. Bisogna anche un po' mettersi in gioco per tante ragioni, per la gelosia, per la competizione, ma anche per quella forse velata omosessualità latente nel fare sesso a tre insieme a un altro uomo su una donna. Il fatto che nel trio a un certo punto potrebbe accadere che vi troviate voi due uomini. Giorgio. Ecco, io più che diciamo, la paura cioè, di poter cadere in questa. La mia prima volta a tre fu una tragedia, perché io andai in questa villa. Le tue prime volte? Sì, sono sempre tragedie, questa volta fu particolarmente una tragedia, perché io andai in questa villa e non avevo assolutamente capito come. Che poi sarebbe stata una serata tutta improntata. Vedo questa bella donna e stupidamente credo che mi guardasse, perché insomma gli piacevo così. A un certo punto mi porta e mi fa un segno di andare su in un'altra camera dove c'era una specie di penombra, cominciamo così. A un certo punto ci siamo spogliati, nel momento dell'atto, che lo devo descrivere perché altrimenti non capite, lei si era messa praticamente in ginocchio sul letto, io da dietro. A un certo punto, mentre lo stavo facendo, sento una mano e fa: stai andando bene. Mi fermo un secondo. Nella penombra era arrivato il marito, non me lo dimenticherò mai, piacere Costantino, mi dice piacere, poi però cominciai, a un certo punto lui mi guardava e mi dice: stai andando bene, dire stai andando bene e stop, coibito stop, fu... certo, c'è stata la discesa libera oltre. Di Bob. No, uno mi fa così: stai andando bene, io... Fu un momento drammatico perché io, capisci, lì finì la mia prima, forse anche ultima poi, quindi l'ho sempre vissuta con un grande diversamento, quindi per me è impossibile che poi ci sia il coinvolgimento con un altro uomo. Tu non ti potresti coinvolgere con un altro uomo in un trio, in un triangolo? No, assolutamente no. Gian Claudio? No. Quindi lo escludiamo. Cioè, guarda, io l'unica esperienza, se vuoi dire, omosessuale l'ho avuta, ho avuto dei rapporti orali con dei transessuali, che però erano donne. Aspetta, cioè, rapporti orali con transessuali, sì. Cioè tu a loro, no. O loro a te? Beh, ovviamente loro a me. Allora è uguale, scusa. Sì, però erano uomini, ho però... Ho capito, ma... ho capito, infatti per me erano donne. Se io vedo uno con la barba, le cose non... Comunque no. Non mi... Le cose, la barba e le sì, cose. Sì, la barba. No, voglio dire, uno... Sì, le cose, nel senso, uno che un sembra uomo. Un uomo. Brava, no, uno che sembra... No. A me, onestamente, non... No. Non mi piace. Doppia penetrazione, che è forse, forse in un triangolo tra una donna e due uomini, credo che sia l'esempio massimo, insomma, il culmine di una relazione a triangolo. Chi l'ha provata? Chi l'ha fatta? Elisabetta, e quindi mi alzo e vengo da te. Tu insieme a due uomini. Intanto io la consiglio. Intanto. Poi bene. La consiglio. Perché e la consigli? È un piacere tutto per te. Ah, tu sei al centro dell'attenzione. Sei la dea... Nel senso, poi ovviamente dipende come lo vivi, no? Nel senso, se lo vivi come gioco, se lo vivi come una cosa terribile, no? Sai, nelle società ci hanno sempre abituato al fatto che due uomini, sai, queste cose, queste situazioni terribili, due uomini, una donna, vediamo sempre subito la violenza, no? Invece no, non è quello il discorso. Io l'ho vissuta come gioco e come appunto un piacere del tutto personale, cioè che mi potevo godere finalmente io, e quindi è stato per me, l'ho fatto più di una volta per questo motivo, nel senso che non è successo una volta sola, è successo più volte. Se non avessi trovato del piacere nel farlo, ovviamente non avrei ripetuto l'esperienza, quindi diciamo che... Ma non è complicato? Dici a livello di posizione? Anatomicamente complicato? No, diciamo che la posizione forse che la donna può assumere è una, che è un po' più comoda. Però... Guardi i nostri occhi? Vuoi che te lo racconto? Sì, se riesci, ma... Sì. Diciamo che la posizione è unica, nel senso che uno dei due uomini è sotto, e quindi la donna è sopra, e l'altro è dietro. Ok. Perché diciamo che è la situazione più comoda per la donna, nel senso che comunque
poggia sulle gambe e quindi fa forza sulle gambe. Ma come fanno? Cioè i due uomini devono andare a ritmo insieme, no, o possono andare anche no, in controfase? Ecco. Non è che uno ci fa caso quando è lì, nel senso che è talmente preso dalla situazione che non sta guardando il ritmo, la cosa. Anche tu sei impegnata in quel momento, cioè anche la donna è impegnata in quel momento, perché sennò davvero diventano due sexy toys così da giocare, invece no, comunque c'è una complicità che poi si stabilisce tra i tre. E okay, quindi ripeto, per me è stata un'esperienza divertente, anche molto, ecco, oltre che piacevole, che ho ripetuto per questo motivo, insomma. Che ti è piaciuto, sì. Quindi tra due donne e un uomo e due uomini e una donna preferisci due uomini e te? Nell'altro caso due donne e un uomo è adrenalinico, è il potere, diciamo, nel senso che voi avete su di lui. Sì, ma non perché ne facciamo poltiglia, no, nel senso che sapere che tu, nel mio caso io ero con il mio compagno, quindi sapere che io comunque insieme alla lei siamo artefici di una sua eccitazione, di una sua coinvolgimento, eccetera, lo stiamo facendo, è un potere per me, un'adrenalina enorme. Poi dipende anche chi hai dall'altra parte. Certo. Beatrice, tu preferisci due donne e un uomo? Cioè vuoi essere la regina del triangolo oppure te lo condividi con una compagna? Allora, io preferisco due donne e un uomo, non l'ho mai fatto con due uomini e non sono per nulla attratta dalla doppia penetrazione. Niente? Proprio per nulla, cioè è una delle fantasie che non ho. Non amo il sesso anale. Non lo amo. E quindi probabilmente, non essendo attratta da una delle due parti, no? Però poteva anche essere doppia penetrazione, orale. Sì, ma non ho, potrei provarlo, non lo escludo, però non ho proprio la fantasia del sesso con due uomini. Mentre ho fatto sesso con un uomo e una donna, e non vedo quella componente che invece ho sentito molto del farlo per sedurre lui. Io lo faccio perché piace, cioè lo faccio perché piace a me. A me piace stare con un uomo e una donna. Non, difficilmente mi approccio con una donna per sedurre l'uomo che ho accanto. Quindi tu sei un po' la parte più attiva di questo triangolo? O la parte completamente passiva con loro due che si dedica a me, o io e lei che ci dedichiamo a lui. Cosa o io preferisci? E lui che ci dedichiamo a lei. Cioè, difficile dirlo, ogni volta preferisci una cosa diversa, perché in base a come le persone si approcciano con te e col tuo corpo, alcune cose vanno meglio che altre. Certo, mettersi lì a prendersi tutte le attenzioni di qualcuno è sempre molto piacevole. Di un uomo e di una donna, perché hanno due modi diversi di toccarti, di accarezzarti. Assolutamente. Puntano su cose molto differenti tra loro. Per esempio? L'uomo anche a livello, anche con le mani, è estremamente penetrativo. La donna meno, molto meno. Accarezza. Sì, poi la cosa bella è quando è la donna a non accarezzare, ma toccare e prendere, che è secondo me il momento clou. Il momento clou. Allora, prima di andare in pubblicità, io voglio lasciare con due domande. La prima, come lo gestiamo un preservativo in un rapporto a tre? Perché per fare sesso in maniera serena, rilassata, noi vi consigliamo sempre di indossare il profilattico. E la seconda domanda è, chi domina in un rapporto a tre? Ci vediamo tra poco qui alla Maleducazione. Vi aspettiamo. Bentornati alla Maleducation, stiamo parlando nel nostro salotto con amiche e con amici di sesso a tre, e voi potete entrare in trasmissione attraverso Facebook, Twitter, la nostra bacheca dei pensieri stupendi, il nostro sito www.lamaleducation.la7d.it. Allora, entriamo nel tema delle fantasie del triangolo e ci entriamo con una clip di un film di Woody Allen che è Vicky, Cristina e Barcellona. Nelle settimane successive, Cristina diventò sempre più sicura di sé come fotografa. Tanto Juan Antonio che Maria Elena le offrivano le loro idee e il loro appoggio quando dubitava di se stessa. Grazie al loro incoraggiamento, la fotografia stava diventando per lei un reale interesse. Ormai lei, Juan Antonio e Maria Elena erano diventati amanti. Certo che un triangolo insieme a Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Javier Bardem non è proprio da buttare via.
chi non ha mai fatto sesso a tre e guardando delle immagini come queste, insomma, questa fantasia in qualche modo gli viene voglia e sarebbe quasi tentato, Barchissa? Io direi... Tu non l'hai mai fatto? Non l'ho mai fatto. Però ti piacerebbe? Però mi piace guardarlo. Cioè, ti piace guardarlo? Sì. Guardarlo nel senso, dal vivo ancora no, non l'ho mai fatto, però lo... nei filmini, su internet, eccetera, me ne guardo. Cosa ti ha fermato da mettere in pratica questa tua passione personale? Non lo so, forse ancora il coraggio. Ho avuto un paio di volte la proposta, però non sono... Da chi? Prima l'uno era un amico, però l'altro non lo conoscevo. Quindi due uomini. Due uomini. Ma tutti e due erano sempre due uomini. Però non mi sono mai lasciato andare fino al fondo. Perché ti spaventa questa cosa un po'? Un po' sì, e un po' lo vorrei fare per scoprire che sensazione c'è dentro. E un po' c'è l'altra parte di me che mi spaventa un po', quindi. Ti spaventa, forse di non avere il controllo della situazione, può essere? Può essere, il fatto di ritrovarmi tra due maschi, boh, che cosa potrà succedere, boh, sì, no, vai, no, non vai. Quindi ci vuole una grande fiducia, li devo conoscere molto molto bene, forse un giorno. Forse. Maia invece? Io lo vorrei tanto fare, sì. Io lo vorrei tanto fare? Sì. E cosa ti ha impedito di farlo fino adesso? C'ero quasi arrivata. Ma? Il mio compagno non voleva spendere perché stavamo con una prostituta e lei ci ha detto, se vuoi che faccio entrambi, paga. Io non c'avevo soldi e lui non ha voluto pagare per me. Quindi, siccome il tuo fidanzato è un taccagno, tu non l'hai provato? No. Ma veramente, provate? Come? Ma il tuo compagno di adesso o no, una storia no, passata? No, adesso sono single, quindi niente. Ok, no, aspetta, un passo indietro. Tu di dove sei? Sono olandese, nata in Indonesia. Ecco, e vivi in Italia. E vivo in Italia. Questa cosa è successa con un italiano in Olanda. Come è finita una prostituta tra voi due? Cioè, ve la siete presa, ve la siete scelta? Diciamo che tra noi c'era... Lui era abbastanza aperto per delle cose. E quando vai ad Amsterdam, dove vai? Non lo porti a vedere le vetrine, lo porti a vedere le vetrine. Lui che dice, ma posso andare? E io ho detto, sì, ma voglio venire anch'io. Perché andare a vedere il museo di Van Gogh quando posso andare nella zona rossa? Sì. No. Quindi siete andati, sei andata anche tu e lei voleva più soldi. Sì, quindi... Non si è fatto quello, cioè non si è arrivato proprio a lato, però... Allora, da Facebook arriva un messaggio che dice: a me piace essere guardata mentre faccio sesso ed è per questo che faccio sesso a tre, perché mi eccita che ci sia uno spettatore a guardare il rapporto. Alessandra, è abbastanza simile a quello che piace a te, mi sembra di capire. Concordo perfettamente. Nel mio caso in particolare è una forma di esibizionismo. Nel senso... Una forma di esibizionismo sì, tua? Mia. Mi piace innanzitutto nel sesso a tre, mi piace farlo con un'altra donna e un uomo. Mi è capitato una sola volta, ero molto giovane, e la cosa divertente è che tra me e lei... è nato un vero e proprio gioco di sguardi, di carezze, di baci, che poi è continuato. Lei ha continuato con lui e io ho guardato. Era eccitante guardarli? Estremamente eccitante. Per me guardare... Che è un po' quello che diceva anche Gian Claudio, nel senso è come assistere a un film porno in diretta. Esattamente, come assistere a un film porno in diretta. Sono d'accordo anche col suo pensiero. Io scindo molto i sentimenti e il sesso, per me sono due cose completamente separate.
per cui è un mio modo di esprimermi nella vita privata, che è molto diverso dalla vita reale, sono due cose totalmente diverse per me. È come se fossi due persone diverse, nella mia vita reale ho un ruolo e nella vita che vivo nel mio sesso sessuale sono recito quello che vorrei essere veramente, mi esibisco, quindi mi diverto totalmente. E ogni volta cambi ruolo oppure hai quello che preferisci? No, cambio ruolo, cerco di giocare il più possibile. Per esempio? Cioè, che ruolo ti piace giocare? La mia più grande fantasia e che spero di attuare presto. Quindi vuol dire che non l'hai messa in pratica? Ancora no, perché non è facile quella di penetrare un uomo. Per me è la mia più grande fantasia. Ma, e non è semplice, ma fisicamente, essendo una donna, non lo posso fare fisicamente. Quindi dovrei usare degli strumenti. Per esempio, noi faremo una puntata sui sex toys. Immagino. E credo che... Non che lì facile. Avremo modo di parlarne, perché esiste uno strumento, la cintura. Lo so. Quindi ancora non l'hai provata? No, perché non è facile trovare un uomo che si presti a ciò. Quindi quasi un sentimento di dominazione rispetto al compagno. Assolutamente, per me è solo quello. È un modo di esprimere il mio potere. Il tuo potere. Sì. Ecco, ma nel sesso a tre vige la democrazia? No. Oppure c'è un sultano o una sultana e una sorta di... piccolo harem molto ristretto. Su questo argomento abbiamo ascoltato la scrittrice Barbara Alberti. Mi fa ridere quando si parla del sesso a tre, perché in generale il sesso non si fa mai in due. La coppia non esiste, parlo eroticamente. Quando due persone stanno in una stanza a fare l'amore, a fare sesso, in genere la stanza è molto affollata. È affollata di immaginazioni dell'uno e dell'altro, che a volte si confessano, a volte no. Quando si confessano sono le situazioni più felici. Ecco, io credo circa i terzetti, i quartetti, i quintetti possono essere anche delle grandi esperienze, bisogna vedere chi li fa, bisogna vedere perché li fa, come li fa, e possono essere anche delle grandi esperienze che vengono da pulsioni che abbiamo tutti, perché non è che siano degli stravaganti. Chiunque di noi è voyeur, chiunque di noi è esibizionista, chiunque di noi vorrebbe anche coinvolgere altri nell'amplesso, cioè sono delle esperienze invisibili che affollano le stanze, sono questi fantasmi, poi c'è chi vuole realizzarli. Il punto è però, specie in rapporti duraturi, che di solito il terzetto, non esiste democrazia nel terzetto, di solito è sempre un harem mascherato. È sempre un harem mascherato, in quanto che c'è qualcuno che comanda, c'è sempre qualcuno che bozza e qualcuno che sta facendo un gioco. Spesso è uno solo che gioca e gli altri obbediscono al suo gioco, perché del loro magari non lo farebbero. Di solito c'è uno di cui tutti sono innamorati, che poi è il sultano. Che poi è una forma anche questa, voglio dire, se sono adulti che giocano e questo è il gioco, ma che si divertano. Quindi un harem, un sultano o una sultana. Teresa. Condivido pienamente con quello che dice Barbara Alberti e mi rifaccio anche a quello che ha detto Alessandra, cioè quando io faccio sesso sono una persona separata, pur essendo sempre Alessandra, quindi è come se entrasse, mettessi in gioco le mie fantasie, quello che nella vita abituale non riesco ad essere. Ed è vero, la sessualità poi è come un palcoscenico dove noi ci mostriamo, forse non a 360 gradi, ma cerchiamo di farlo, perché la sessualità è forse una delle poche armi che ci consente di essere liberi. Poi però ci sono i preconcetti, poi ci sono i tabù con cui cresciamo. Mi ha colpito un'altra cosa, Elena, quando sentivo parlare questi ragazzi, che sono poi quattro, quando si parla del potenziale omosessuale si irrigidiscono, si inibiscono, molto più di quanto non possa fare una donna parlando perché di fare sesso. Perché per te invece il contatto con un'altra ragazza non ti crea nessun problema. Non è assolutamente un tabù, anche perché vengo da un'educazione completamente diversa. Io sono figlia di un estetista, ero bambina che vedevo in casa mia corpi nudi, perché mia madre aveva riservato una parte della casa come centro estetico. Certo, una cosa a cui e quindi, sei abituata. Assolutamente, anche sono abituata al corpo, anche se poi ho un senso di sacralità nel confronto del corpo. Mi piace vedere il corpo rispettato. Rispettato. Sì. Ma tu nella tua idea di triangolo sei più sultano o più concubina?
Sono una concubina sultano, nel senso che, come ti dicevo, sono molto femminile, cioè mi sento molto donna e molto poco maschio, per cui mi piace essere coccolata, avvolta, desiderata. Però, pur essendo una persona molto dolce nelle mie dinamiche, nelle mie esternazioni, nella vita abituale, A letto non amo le parole dolci, per esempio. Sei strong. Sono strong e sono carnale. Molto carnale. Bene. No, bene, è una buona, è un buon modo di... Giorgio, tu sei riuscito a soddisfarle entrambe? Non credo. Andrea, sì, è difficile soddisfare due donne, tu sei riuscito? Io penso di sì, anche se... Il secondo penso di sì. Penso di sì, anche se non totalmente, una delle due sì, quasi certamente. L'altra, allora, forse, da due siamo già passati. Forse l'80%. Gian Claudio? Scusa, posso dire una cosa su quella cosa che hai detto prima, Teresa, sui tabù, no? Sì. Cioè, io non credo né di essermi rigidito e non ho nessun tipo di tabù. Cioè, sono cresciuto, stavo nudo in casa, cioè, non... Semplicemente perché, sai, c'è questa cosa, dici, no, io non sono omosessuale, hai tabù. No, mi piace. Certo. Ragazzi, scusa, no, perché alle volte c'è quasi la cosa che è trendy, no? Fa il trendy, il gay pride. Oh, ragazzi, a me non piace. Tu dici, non diciamo è una cosa che mi sì, cioè, perché se no diventa che tu ti senti in colpa perché non sei gay. E no, cioè, io ho vissuto anche negli Stati Uniti, ho vissuto 2 anni a New York, no, dove capito, lì c'è. Però se l'hai provato. Un gay. No, perché non mi piace, ma non che mi dà. Cioè, uno dice. Però se tu magari lo provassi. Però allora cioè, a priori non ti piace. Ma no, perché. Chiaro, uno non è che può provare tutto quello che esiste nella vita, se no dovresti provare di tutto, no? Giusto. Tutto. Allora, uno prova le cose verso le quali si sente attratto. Certo. Io verso di quello non mi sento attratto e quindi non mi rigidisco, se mi piacesse lo farei. Però ti arrabbi, guarda come ti serve. No, ma arrabbio se uno mi dice che devo essere alla moda e quindi devo essere gay. No, no, ma essere omosessuale non vuol dire guarda, essere alla moda. Ho capito, no, questo l'ho detto io. Tu hai parlato di tabù. Cioè, per me non è un tabù. Ma dimmi una cosa, quando tu hai provato il tuo rapporto a tre, sì, sei riuscito a soddisfare entrambe le signorine? No, ma io non ho avuto il tempo, perché poi il mio amico si è ripreso e è arrivato, sono arrivati i rinforzi, hai capito? Era come il generale Caster, quindi... Più sultano o più concubino? In quel momento sono stato un super sultano, anche per la situazione che ho raccontato, no? Sesso orale su di me, essere lì così, sei il sultano, anzi sei il califfo, che non è la stessa cosa. Infatti i miei amici, dopo quella cosa lì, mi avevano soprannominato il califfo. Il califfo. Allora, un uomo, un califfo, un pascià, un sultano in un rapporto a tre, guardiamo il filmato di American Psycho. Questa è Sussudio. Grande, grande canzone. Una delle mie preferite. Guardala, guardala. Christian Bale molto sultano del suo triangolo, giusto? Allora, fino adesso abbiamo parlato di sesso a tre, triangolo, tutte situazioni all'interno dello stesso perimetro. Ambra, per esempio, riesce ad avere il dono dell'ubiquità nel triangolo, giusto? Più che ubiquità, lo spostamento di spazio, perché quello che è successo è che all'interno di una festa, una situazione molto giocosa fra amici, a un certo punto ho scoperto che ero molto attratta da una mia amica e è iniziato questo bellissimo gioco fra noi due in cui, cioè, noi a un certo punto ci siamo dimenticate dell'esistenza di tutti gli altri esseri umani attorno a noi, tutti gli uomini presenti che nel frattempo io non so cosa stessero provando, secondo me volevano buttarsi, fare qualsiasi cosa, e io e lei abbiamo iniziato a baciarci, giocare, fare qualsiasi cosa, finché arrivati a casa eravamo io, lei e un altro mio amico. È iniziata questa cosa a tre, con un gioco che era tipo ci passiamo la mentina, le caramelle, una serie di cose. Solo che a un certo punto io e lei eravamo talmente prese, cioè c'ero io completamente... Sopra di lei? Sì, completamente presa veramente dalla visione di lei. E dopo un tot dico, mi piacerebbe però anche avere lui, mi giro e lui non c'era più. Dov'era? Inizio a girare la casa e scopro che lui aveva collassato nel letto in un'altra stanza.
E sei andata a svegliarlo? Sono andata a svegliarlo, lui non si svegliava, quindi è iniziato questo giro fra lui, lei, lei, lui. Ma non potevi portare lei da lui? No, perché lei voleva rimanere comodamente sdraiata sul divano e lui era in una fase in cui non riusciva esattamente a svegliarsi, non so perché si fosse rintanato dall'altra parte, non ho capito cosa gli era. Come si è chiuso il vostro triangolo? E si è chiuso che io ho avuto una parte con lei, poi lui ha avuto una parte, cioè in realtà come triangolo non è stato particolarmente soddisfacente, perché credo di non sapermi dividere una donna. Ecco. Credo di non sapermi dividere una donna, sì. Quindi è tua. Sì, come finché uscivo solo con gli uomini, per me un uomo è mio, ma non per gelosia, cioè non, è una cosa che non mi tange assolutamente, però quel corpo deve essere mio. Così mi è successo con una donna, cioè quel... Quindi forse il triangolo e il sesso a tre non è una, non fa per te. Sì, cioè quel corpo, quel seno, quel, è mio. Ecco, qui entriamo nel tema dell'esclusione, perché magari uno comincia in tre e poi uno rimane escluso. E su questo argomento vorrei risentire Alessandro Dalatri. Guarda, io mi ricordo una cosa, la cosa che mi fa più ridere, se penso a tutte le esperienze che io ho avuto, multiple chiamiamole, alla fine sono sempre finite poi all'alba a due, perché uno era svenuto, l'altro era morto, l'altro si era vergognato, l'altro si è messo a piangere, l'altro si è... insomma, due si sono appartati da un'altra parte, due da un'altra, no, comunque finiva a due, perché c'era sempre qualcuno che veniva escluso da quel percorso. È pazzesco, ma era, io posso stilare proprio una classifica, è stato matematico che io mi sono ritrovato in un rapporto a due all'interno di quella storia lì, ed era partita in un altro modo, perché c'è sempre comunque uno sconfitto nel rapporto a tre o a quattro, eccetera, cioè, comunque si riconduce sempre, secondo me, a due anime che si incontrano. E le cose da fare a due sono molto di più, secondo me, di quelle che si possono fare a tre o a quattro. Sai cosa è la cosa più bella che io trovo proprio nel rapporto sessuale in generale, ma in tutti i rapporti sessuali? La resa. Cioè, quando l'altro si arrende a te sconfinatamente, no? E tu ti arrendi sconfinatamente a quell'altra persona. Questo secondo me è la cosa più bella in assoluto del sesso. Allora, due cose ci offre Dalatri. Da una parte abbiamo cominciato in tre e siamo finiti in due, quindi l'escluso. E dall'altra il fatto di arrendersi completamente all'altra persona. Che io trovo una frase meravigliosa, soprattutto quando si parla di sesso e di sesso consapevole, dell'erotismo che ci piace, del nostro piacere. Vorrei partire con Serena. Si parte in tre e si esclude uno? Capita che il terzo non sia all'altezza, per esempio. Nel come mio non caso. Sia all'altezza? A me piacciono gli uomini. Cos'è successo? Raccontaci. Mi è successo di uomini invitati al triangolo, molto presi dalla situazione all'inizio, molto, molto eccitati, ma che poi non sono stati in grado di reggere la situazione. Vuoi perché appunto troppo eccitati mentalmente oppure inibiti successivamente, non erano eccitati per proseguire, quindi è stato... Quindi anche lì discesa libera, che a questo punto frena anche la vostra coppia. Assolutamente, deve essere una cosa pienamente condivisa e consapevole. Quello che dicevo all'inizio, che nel mio caso è un rapporto di coppia con un oggetto. L'oggetto deve essere consapevole di essere un oggetto, quindi non può essere illuso. L'oggetto non può rompersi. Sì, non può neanche essere bussare all'improvviso, deve sapere che il suo ruolo è quello di essere un oggetto e quindi deve essere fieramente consapevole di essere utilizzato in quel ruolo. Per esempio, io non ho mai fatto l'oggetto, è una delle mie fantasie, essere io l'oggetto di un'altra coppia. E perché non l'hai ancora fatto? Non mi è ancora capitato, lo farò. Devo essere consapevole del fatto che poi sarò l'esclusa, perché il rapporto continuerà nella coppia, io sarò l'oggetto utilizzato e poi accantonato. Non è semplice. Devo accettare questo fatto, e devo trovare una situazione per farlo. E cosa fai? Guardi se viene esclusa? Sì, alla fine guardi e continui nella tua testa.
godi della situazione di essere stato usata. Quindi autoerotismo in fase di esclusione. Sì, non è una soddisfazione fisica, è sempre comunque una soddisfazione mentale. Mentale e voyeuristica. O al massimo fai come Costantino, i complimenti, gli altri sì. stanno a continuare. Potrebbe essere una... La bussata potrebbe... di Costantino. Esatto, no, ma potrebbe essere una... tanti complimenti. Questo. Giorgia. Io mi sono autoesclusa perché avevo iniziato... Lascio come a poker, sì. Lascio. Avevo accettato pensando di essere il soggetto. Due uomini o una coppia? Due donne e un uomo. Ok. Loro, scusami, loro erano una coppia o... No, lui era il mio pseudo uomo. Diciamo, era sul fidanzato andante. Cioè era in prova o era... Era in prova. In transazione. Era in prova. Ah, ok, fidanzato in prova. Sì, poi da allora non l'ho mai più voluto vedere. Cos'è successo? Raccontaci. Pensavo di essere io l'oggetto del suo desiderio, e invece nel momento in cui mi sono resa conto che c'era questo feeling fra loro due, sono entrata in competizione, ho aperto la porta e me ne sono andata. Sbattendola anche? No. Ti sei alzata, appunto? Sì, ho mollato, ma perché ho capito che non era una cosa fatta per me, non potevo condividere. Cioè, dovevo essere sì, la sultana. No, sì, concubina, però la prima delle concubine, non la seconda. Non l'avrei mai potuto accettare. La prima delle concubine, non la seconda. Esatto. Sultana, dai, diciamo la verità, la sultana. E diciamocelo. Sì, magari sì. Magari sì. Magari sì. Allora, ci fermiamo per qualche minuto qui a Maleducation. Torniamo tra pochissimo per parlare ancora di sesso a tre. Che se decidete di farlo, fatelo col preservativo, così siamo tutti rilassati e vi godete il sesso ancora meglio. Ci vediamo tra poco. Bentornati alla Maleducation, un posto dove poter parlare di sesso in maniera libera, consapevole, condivisa con delle amiche, con degli amici. Vi aspettiamo qui, ma vi aspettiamo anche sul nostro sito www.lamaleducation.la7d.it, su Facebook, su Twitter, sulla Bacheca dei Pensieri Stupendi, insomma, dove volete ci trovate. Allora, ci hanno scritto delle ragazze e ci dicono, guarda, sono andata in vacanza con una mia amica, cioè siamo andate insieme in vacanza e sulla spiaggia c'era questa festa e abbiamo conosciuto una ragazza molto bella e disinibita. È finita con un sesso a tre tra donne. Non abbiamo ancora affrontato questa sera. Chi l'ha provato? Elisabetta. Sì, è stata un'esperienza molto bella, molto piacevole. In realtà però c'è da fare una chiarificazione, nel senso che eravamo in cinque. Nel senso, tre donne e due uomini. Però gli uomini sono arrivati in seguito. Nel senso, noi abbiamo avuto il nostro rapporto di tre donne, eravamo tutte e tre bisessuali, quindi abbiamo avuto questo rapporto noi tre, quindi abbiamo giocato, ci siamo divertite per un'ora e mezza tra noi, e poi i due uomini, che erano rispettivamente i due mariti delle altre due ragazze, si sono uniti tranquillamente quando noi avevamo già, diciamo così, ci eravamo già concesse in un certo senso. Vi eravate già divertite? Sì. Con finale, sì. Quindi avete già goduto del vostro sì. piacere. Quindi loro è stato, diciamo, loro sono arrivati e quello che è stato, diciamo, bello è vedere questi uomini che comunque con tutta tranquillità, non è che sono buttati, no, con tutta tranquillità e normalità si sono adagiati tra di noi ed è stato bellissimo. Dove si fa, cioè dove si cerca un terzo o una terza da aggiungere al proprio ménage? Che ne so, in internet, a una festa, si incontra come per caso, come ci hanno scritto le amiche di Facebook, sulla spiaggia, una festa ed è capitato. Vanessa, in modo... tu sesso a tre l'hai fatto? Sì, ovviamente premessa, ho avuto diverse occasioni, dalle divertenti, ironiche, alle più imbarazzanti. Perché imbarazzanti? Soprattutto all'inizio, quando ho provato ad andare in determinati posti, erano questi sguardi, no, non lo farò mai. Poi piano piano, invece con le persone giuste e bevendo, come hanno detto loro, qualcosina in più, ammetto di essermi lasciata andare e mi sono divertita. Però ci sono posti, luoghi. Io sono una rocchettara metallara
piano piano sono diventata dark e fetish, quindi piano piano in determinati luoghi ho incontrato gente... Slayer, Rammstein... brava, cioè piano piano oggi sono così, ma in realtà sono con borchie lunghe, spuntoni, vecchia metallara. E in queste situazioni mi sono capitate di incontrare gente o amici che mi hanno portato in determinati luoghi. O il classico locale privato, che vai a Capodanno con gli amici in modo così divertente. Tu cosa preferisci? Due uomini e una donna oppure... Allora, io ho il problema del tabù del sesso anale, quindi ammetto che ci ho provato tante volte, ma niente, non mi viene, non c'è niente, non sono predisposta. Quindi ovviamente preferisco una femmina per un semplice motivo, che quando ho scoperto il contatto con una donna è stato bello e ho capito cosa prova l'uomo quando bacia o tocca il seno di una donna, quindi sì che preferisco di più. E non si tratta di competizione per me, non si tratta di gelosia. Grazie a quello invece ho imparato a non essere gelosa, ad amare le donne come dice Elisabetta. Comunque complimenti per i tuoi esperienze. Grazie, complimenti. Vorrei sapere dove esperienze mi mancavano. Ci sono dei cose. Ci sono dei limiti su certe cose. Le complimenti. Però, saluti e baci. Grazie di esserci. Grazie a un amico iniziato tramite un sito, quindi tramite il sito, quindi sito, internet, siti feste, particolari, amici. Sì, siti particolari, locali, okay. E locali anche dark che fanno determinate... Poi nella cultura dark lo scambio, sì, uomo-donna è abbastanza condiviso. Sì, 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 anche l'uomo condiviso, truccato e vestito da donna che è uomo, ma che lo vedi ma facciamo una puntata sul fetish, quindi vabbè, bellissimo. Andremo a scandagliare tutto l'argomento. E invece Maya? Ma io che volevo in realtà fare... Però un altro problema, perché oltre a dove trovarli, ma come si fa a mettersi d'accordo? Perché io mi ricordo ancora nelle vetrine che lui mi diceva a me piace quella, io dicevo a me piace quella e... Come fai? No? Non mi siete capito quella, ragazzo, proprio fin da inizio proprio non mi siete capito. Ma mai arriva al supermercato ad Amsterdam? No, per dire, io faccio già, personalmente faccio già fatica a trovarmi una persona con cui mi piace fare sesso, ma come faccio a trovarne due contemporaneamente? So. Già non sono lesbica, è difficile trovare una donna che mi eccita. Già fai fatica a trovare una donna che ti eccita perché sì, ti ma piace... anche un uomo... Trovare un uomo bello o che ti fa quella cosa per me non è semplice. Allora dico, una volta che ho lui, trovare ancora un altro uomo, la possibilità è veramente poca, cioè piccola. E trovare una donna che mi possa accettare è anche difficile. Ma no, è una cosa che non abbiamo parlato ancora. Come si fa a mettersi d'accordo? Quando fai, come dice anche Serena, lo metti in scena, lo cerchi su un sito o sulle vetrine, è difficile, no? Le vetrine. Tutti questi pensieri li abbiamo trovati anche sulla nostra bacheca dei pensieri stupendi, dove ci siamo resi conto che moltissimi di voi hanno dei desideri erotici che non riescono a confessare all'oggetto del desiderio, delle passioni che non riescono a comunicare alla propria compagna o al proprio compagno. Ed è per questo che quest'anno la maleducazione si estende e ci ritroverete tutte le sere alla stessa ora, alle 23:10, con l'appuntamento quotidiano. Quindi abbiamo mandato tre delle nostre amiche, Deborah, Giulia e Noemi, in giro per l'Italia, da nord a sud, a chiacchierare con voi per la strada, a farci raccontare da voi veramente di persona quelli che sono i vostri pensieri stupendi. Su questo argomento, sul sesso a tre, partiamo da Noemi. Cosa hai scoperto di particolare? Non lo so, cosa ti hanno raccontato? Beh, come fantasia erotica è diffusissima, e tutti la confessano e la dichiarano e ammettono di averci pensato più e più volte. Posso raccontare un aneddoto curioso che mi è capitato invece a Napoli, assolutamente spiazzante, perché questa ragazza giovanissima e poi c'è anche il volto insospettabile mi confessa, parlando di ménage à trois, che nella sua fantasia c'è di condividere il sesso a tre con un transessuale, quindi lei, il suo uomo e il transessuale. E allora io mi sono fatta un po' raccontare, abbiamo cercato di approfondire questa fantasia, peraltro condivisa nella coppia,
e sostanzialmente è emerso che c'era la duplice, la doppia componente omosessuale che per entrambi per diventava entrambi. Un fattore. Basta, basta, sennò, ci, sennò non ti guardiamo domani sera. Vabbè, allora non dico nient'altro, però... qualcuno, non l'abbiamo toccato neanche di striscio questa possibilità. Donna, uomo, trans... Beh, lei ha dato spunto. Ah, aspetta, Alessandra. Per me è perfetto, è la fantasia, l'espressione della fantasia perfetta, perché soddisfa l'uomo dal suo punto di vista di avere vicino un'altra donna. Cioè, per te è il massimo. Per me sì, senza ombra di dubbio. Per me vedere sodomizzare il mio uomo, che è una delle fantasie che ho, e poi farlo tutti e tre insieme. Quindi è per me veramente il gioco più divertente e più bello che ci possa essere. Elena, posso aggiungere solo una cosa? Noemi? Nel sesso a tre la gelosia anche è emerso come fattore erotico importante. E motore? Sì, come motore della passione, del desiderio di farlo, perché anche la gelosia ha una componente eccitante per molti. E nel caso di questa ragazza diventava anche un fattore risolutivo, perché ce n'era per entrambi, insomma. Ce n'era per entrambi, non è male. Giulia, invece, a te com'è andata? Allora, io sul discorso della gelosia invece avrei da obiettare, perché invece nel mio caso... molto spesso c'erano uomini che dicevano sì, io il sesso a tre lo sogno, lo voglio fare a tutti i costi. E io gli chiedevo, ma lo faresti con la tua compagna? E loro, no, mai nella vita. Perché il solo pensiero che la compagna possa essere oggetto di attenzione da parte di un altro uomo, ma anche da parte di un'altra donna, li metteva in crisi. Li mandava in palla. Sì, infatti su questo penso che ci sarebbe da ragionare. E Deborah? Sì, sì, infatti... sesso a tre, ma fuori dalla coppia. Soprattutto a me è capitato, ho viaggiato a Torino, a Milano, poi al sud, a Palermo e a Catania, tassativi, in coppia non si fa. Gli uomini sono proprio blindati, esatto. L'esperienza è intrigante, mi alletta, la farei, l'ho fatta, ma con sconosciute, in situazioni occasionali, ero in vacanza alle Maldive, nel villaggio turistico, sai, quelle cose non mi si proporrà mai più, non conosco nessuno dei coinvolti. E addirittura alcune non ragazze... non sento, non parlo. Se il tuo fidanzato te lo proponesse, ah no, 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 guarda che lo vado a fare fuori. Cioè, quindi addirittura, sì, condivido questa fantasia, ma che la soddisfi altrove. Ma non voglio sapere. Sì. Quindi tutto questo lo vedremo domani sera, giovedì, venerdì e lunedì, perché martedì sera arriviamo noi invece con la puntata della Maleducation to Cure, che settimana prossima tratterà di sex toys. Quindi vi farei vedere un'anticipazione di quello che avete raccolto voi in giro per l'Italia. Vediamola. Se ti parlo di sex toys, di giocattoli erotici, che cosa ti viene in mente? Qual è il primo che ti viene in mente? Il dildo. Un vibratore. Un vibratore di che tipo? Un vibratore per la penetrazione o un vibratore clitorideo, quindi per clitorideo, sì. Da usare da sola o anche in coppia? Lo trovo più personale. Quindi per la masturbazione? Sì. Non ti è mai capitato una donna che ti abbia chiesto di introdurre ad esempio un vibratore? No, non mi è mai capitato, magari di introdurre qualcos'altro, un vibratore in particolare no. E che cosa avete usato, se posso chiederlo? Non mi ricordo, mi pare fossero delle zucchine, ora non ricordo esattamente. Se dico sex toys, cosa ti viene in mente? Vibratori. Ne hai mai utilizzato qualcuno? Sì. Ti è stato regalato o l'hai acquistato tu? L'ho acquistato io. Internet o direttamente in un sexy shop? Ma sia su internet che in un sexy shop. Li utilizzi più da sola o in coppia? E sono single. Quindi da sola? Mm. Sempre in coppia, nel senso che se riesci a condividere col tuo compagno questo tipo di giochi è divertente. Voi avete mai usato sex toys nel vostro rapporto di coppia? Sì, ogni tanto sì. Che cosa vi è capitato di utilizzare? Oh, che se ne ricorda. I primi tempi. I primi tempi. Adesso che siamo diventate genitori abbiamo nascosto tutto. Basta. Hai mai usato un vibratore? Sì. Come cambia il piacere con un oggetto rispetto al piacere che puoi provare o con le tue mani o con un uomo? A me piace meno con l'oggetto perché è freddo, quindi non mi piace il fatto della temperatura, è freddo, è diverso dal mio corpo e quindi mi piace un po' meno. Se la tua compagna ti chiedesse di fare uso di un vibratore durante il rapporto, come reagiresti? Male, molto male. Perché? Perché vuol dire che manco in qualcosa forse. Sempre stati d'accordo i tuoi partner quando hai chiesto di introdurre il vibratore nel rapporto? Sì, sì, per i maschi non c'è mai nessun problema.
Ti è mai capitato nella coppia di utilizzare dei sex toys, degli oggetti sessuali, un vibratore, una sola volta con una donna che mi ha portato tutti questi cosi per... E li avete usati solo su di lei o anche su di te? Di lei, io no, cioè, io... Natural, io Rastafari natural. Respect, Deborah. Ho visto queste mani cingere le tue orecchie. Sai com'è? Si è fermato libero. Sì, certamente. Siamo praticamente in chiusura di puntata. Io vorrei che la chiudessi tu, Giorgio, perché è la prima di questa nuova serie e nella precedente ci hai un po' abituato alle tue chiusure. La mia è molto semplice, è stata una puntata molto difficile, complessa, che ci ha lasciato con numerosissime domande, cosa sarebbe successo dentro quella vetrina se lui avesse pagato, se è possibile avere un rapporto con lei senza essere sodomizzati e soprattutto per capire fino il numero di Elisabetta se è il 5 o oltre. Io finirei nella maniera con cui finivo l'altro anno, con una storiella semplicissima. Bisogna stare molto attenti al sesso a tre, perché appunto ci sono questi tre amici che stanno in un bar e uno dice: qual è la tua fantasia sessuale? Dice: io vorrei fare il sesso anale. Dice: la tua? Io vorrei fare il sesso con un travestito. E la tua? Guarda, io ho una fantasia incredibile, io vorrei fare il sesso con mia moglie e un altro uomo, ma sono sicuro che non ci riuscirò mai. No, se ti sbrighi e torni a casa sicuramente ci riesci. Ecco, io penso che questa sia la migliore chiusura. Questa è la migliore chiusura? Sul sesso a tre, ecco. E con questo vi do l'appuntamento a settimana prossima, ma l'educazione sempre qui, parleremo di sex toys. Noi ci scriviamo sulla nostra bacheca Pensieri Stupendi, su Facebook, su Twitter. Vi aspettiamo, mi raccomando, sempre dietro il preservativo, così siete liberi di fare sesso e di amarvi senza problemi. Buonanotte.